E dopo aver parlato delle mail, vogliamo non prendere in considerazione la cifratura dei file? È praticamente obbligatorio. E stavolta vediamo persino un esercizio. Ciao a tutti e buon caffè. Aspetta che tolgo l'effetto Clark Kent. Come va? Passate bene le ferie? Ecco, ripartiamo allora da cose serie come appunto la cifratura dei file. In questa breve serie di video abbiamo già parlato dell'argomento in generale, abbiamo parlato della importanza di mandare email cifrate e firmate. Vediamo la stessa cosa applicata ai file. E attenzione che alla fine c'è un riferimento molto molto importante per i sistemisti e quindi per le aziende per come utilizzare gli strumenti di cifratura, ad esempio nei backup, perché anche con, come dire, l'avvento degli ultimi ransomware abbiamo scoperto che stranamente esistono delle aziende che fanno dei backup e questi backup non li cifrano, li lasciano aperti e questo è un enorme buco di sicurezza che purtroppo talvolta può essere sfruttato. Perché non cifrate i backup? Perché? Perché tanto sono via. No, no. Aspettate la fine del video che vi facciamo vedere una bella cosina. Qual è la differenza con il caso che abbiamo visto prima delle mail? Fondamentalmente la comodità. Non è esattamente la stessa cosa lavorare con una mail, quindi con un messaggio di testo e con un file che potrebbe essere un PDF, potrebbe essere un archivio zip, potrebbe essere un backup di un database e via dicendo, no? Possono esserci delle differenze tra questi use case, quindi la cosa migliore da fare è conoscere queste differenze, conoscere diversi strumenti e avere la capacità di utilizzare lo strumento più appropriato a seconda dello use case che stiamo andando a vedere. Quindi, nonostante abbiamo visto PGP o GPG che possono essere eventualmente anche utilizzati per la cifratura di file e addirittura di dischi in alcuni casi, il loro, diciamo, quadretto perfetto è quello delle email. Adesso ci spostiamo a parlare di file e quindi andiamo a vedere tutta un'altra serie di strumenti. Sì, perché gli strumenti che servono per cifrare i file ce n'è una abbondanza assolutamente. Qua proprio veramente l'imbarazzo della scelta è palpabile. Le cose più semplici molto spesso sono quelle di utilizzare funzioni di cifratura già presenti all'interno di strumenti che conosciamo già, ad esempio Zip nelle sue varie varianti, 7-Zip, G-Zip, eccetera, eccetera, o anche il RAR, hanno già all'interno delle funzionalità che permettono di creare un file e di cifrarlo, e quindi permettere a un ricevente o a noi stessi, dopo tempo, di accedere ai contenuti di quell'archivio zippato solo se in possesso della password. E molto spesso questo approccio è anche abbastanza sicuro, nel senso che gli algoritmi che vengono utilizzati sono ad esempio lo standard AS256 e via dicendo, quindi algoritmi già abbondantemente diffusi e abbondantemente testati che hanno un alto livello di sicurezza. Ma c'è un però, ma c'è un però, ovvero se io cifro un file, a meno che il destinatario di quel file cifrato non sia io stesso, e in buona parte dei casi può essere così, ma non sempre, è necessario che io parli con una seconda persona e che questa persona sia poi successivamente in grado di aprire quel file conoscendo il modo corretto di decifrarlo. E si pone sempre il solito problema, cioè come gli passo io la password per decifrarlo? Perché a quel punto lì, diciamo, ho spostato il problema, ma l'elemento fragile rimane, cioè ho sempre bisogno di un sistema sicuro per raccontare a questa persona: guarda, ti arriverà un file zippato, un file cifrato, e la password per aprirlo è questa. Ecco, quindi se la password io la comunico in una maniera insicura, tanto vale che allora gli mando anche il file in maniera insicura, che tanto è la stessa cosa. Cioè, è sempre il solito concetto dell'anello più debole della catena. Se l'anello debole è come passare questa password dall'altra parte, siamo sempre praticamente da capo o poco più avanti. Ecco che quindi entra in gioco la cifratura asimmetrica, quindi quella dove ci sono due chiavi, una serve per cifrare e l'altra serve per decifrare. In particolare, la chiave pubblica è quella che serve per cifrare un'informazione e la chiave privata è quella che serve per decifrarlo. Quando mi trovo davanti a questa necessità, strumenti come
Gzip e via dicendo, non vanno più bene. Serve un algoritmo che mi permetta, un algoritmo, uno strumento che mi permetta di cifrare un file di dimensioni grandi a piacere con una chiave affinché questo sia successivamente decifrato con la chiave privata solo da chi possiede la chiave privata. Ce l'abbiamo uno strumento di questo tipo? Sì, e sono contentissimo di parlarvelo perché vi giuro non ci ho dormito una notte. Si chiama Aghe. Aghe è uno strumento per la cifratura dei file che ho scoperto anch'io recentemente, mi sono praticamente innamorato all'istante. Cose belle di Aghe. Aghe, che si scrive A-G-E, io all'inizio pronunciavo Age, in realtà poi ho scoperto che si pronuncia Aghe perché direttamente il suo creatore lo specifica all'interno del sito. Aghe è uno strumento che ci permette di utilizzare la crittografia a chiave pubblica per la cifratura dei file. È uno strumento fantastico perché è estremamente piccolo e compatto, ha un'impronta quindi molto ridotta sui nostri sistemi, usa delle chiavi estremamente compatte a sua volta, oltretutto può funzionare sia con la cifratura simmetrica che con quella asimmetrica e può addirittura utilizzare anche le chiavi SSH, quindi quelle del protocollo di OpenSSL, per fare la cifratura e la decifratura con la chiave pubblica. Quindi se avete già delle chiavi potete già direttamente utilizzare quello. E la chicca è che è un prodotto completamente italiano. Ho scoperto infatti che il programmatore che l'ha fatto, il crittografo che l'ha fatto, è Filippo Valsorda. Lo trovate su GitHub con il nick Filo Sottile e ha un sito dove spiega tutto quanto il funzionamento di Aghe. Tra l'altro, visto che è italiano, gli sto facendo un Filo Sottile pazzesco per cercare di averlo ospite magari in una live dove parlare un attimino di argomenti di cifratura. Quindi magari datemi una mano, andate un po' a rompergli le balle e dire fate intervistare da Marco, così ci facciamo un video insieme e ci facciamo spiegare qualche cosina. Ora, sistemisti delle aziende e aziende, a me gli occhi perché adesso entriamo nel vivo, cioè adesso vi facciamo un piccolo esercizio per farvi vedere la potenzialità di questo strumento. I backup vanno fatti. Perché se non li fate siete fritti voi ed è sdraiata la vostra azienda. Ok? Quando i backup vengono fatti, i backup essi stessi vanno cifrati. Perché? Perché i dati sensibili che avete nei vostri dati finiscono nel backup e se il backup non lo cifrate, i dati sensibili rimangono pubblici, rimangono facili da reperire e da trovare. Ma qui nasce un problema, cioè del tipo come faccio io allora, cioè, materialmente a fare questa cifratura in maniera sicura, considerando poi che molte aziende hanno una struttura magari di rete molto complicata e quindi magari hanno dei server che gestiscono questi dati e il server invece che gestisce i backup è da tutt'altra parte e poi li voglio cifrare, ovviamente c'è, come dicevamo prima, il problema della password di cifratura, ok? Aghe è la soluzione. Metto proprio così, pam, usate Aghe. Come? Con Aghe è possibile dire ho un server, un database che ha dei dati, questi dati li voglio backuppare, cifrare, sparare via SSH su un server magari in cloud, sul server in cloud rimangono cifrati e li posso decifrare soltanto io quando poi a posteriori vado a scaricarmene localmente in ufficio, diciamo, e vado a lavorare sul backup quando ne ho bisogno io. E il tutto con una riga di comando, una lunga, complessa, composta, ma una. Diamo uno sguardo ai monitor e andiamo a vedere che cosa c'è che si può fare. Immaginiamo di avere tre server separati, sono effettivamente tre server diversi, poi ve lo faccio vedere. Allora, quello in alto a sinistra è, diciamo, il nostro server, immaginiamo il nostro database. Quello in alto a destra è il nostro cloud, diciamo il repository dove andremo a mettere i nostri backup, e quello in basso sotto è invece, diciamo, il nostro ufficio, che effettivamente sono tre macchine diverse. Questo è l'121, questo qua è l'112, invece questo qua è l'116. Quindi abbiamo tre macchine diverse che parlano fra di loro in rete. Allora, che cosa abbiamo in quella sotto, diciamo in quella dell'ufficio? Abbiamo il nostro eseguibile di Aghe, abbiamo il generatore di chiavi di Aghe, quindi dove diciamo creami una chiave privata, e abbiamo, vabbè, la licenza e poi un file che si chiama key. Cos'è? Questa qui è una chiave che ho già generato io e qua vediamo che c'è la data di creazione, la sua chiave pubblica, che è quella che andremo a dare per cifrare il file, e la chiave invece segreta, la chiave privata, che è quella che useremo per decifrare. Nel nostro
server, ad esempio, invece, qua abbiamo un file qualsiasi, qua ho creato un file random dei nostri dati per simulare i dati che dobbiamo cifrare e abbiamo un file che è la chiave pubblica. Se io vado a fare la lettura della chiave pubblica, vedete che questo qua AGE 100 bla 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 7Z70, che è esattamente questa qua. Quindi ho creato in ufficio da me la mia coppia di chiave, esporto sul mio database server esclusivamente la chiave pubblica. Cosa voglio fare a questo punto? Io voglio prendere questo file, voglio cifrarlo con AGE, magari eventualmente anche comprimerlo, già che ci sono, e voglio spararlo sul server cloud. Voglio anche farlo senza andare a occupare spazio su disco, perché lo spazio su disco costa e magari il mio file è molto grande e quindi non ho modo di andare a fare chissà che operazioni, perché solitamente in questi casi cosa si fa? Prendo il file, lo comprimo localmente, poi dopo averlo comprimo, quindi occupo spazio su disco, poi lo cifro localmente, occupo altro spazio su disco e poi tramite protocollo di rete come potrebbe essere SCP, FTP o altro lo vado a trasferire all'altra parte. Vediamo un modo invece in cui non è necessario utilizzare spazio su disco, solo un po' di CPU in più, ma neanche tanto. Primo comando, diciamo, usiamo tar per fare un archivio compresso zippato del file data e dopodiché vedete che uso il pipe, che è questa la lineetta verticale che dice usa l'output, non scriverlo su un file, ma mandalo direttamente al comando che verrà dopo. Il backslash invece serve per andare a capo perché così evito di, come dire, di farvi impazzire leggendo il comando. Comando successivo che appunto è AGE, quindi prendi il file compresso di origine, lo passi direttamente ad AGE che lo riceve in standard input, quindi diciamo lo prende al volo, va a leggere il file pub key per andare a prendere la chiave di cifratura con cui deve cifrare il file, usa SSH infine per mandarlo con l'utenza testa al server 1.12 che è il nostro cloud server, dove gli diciamo va a scrivere nella cartella backups, che è questa dove mi trovo io adesso, e crea il file data.bin.tgz.age, perché vuol dire che è stato cifrato con AGE dopo essere stato compresso con tar.gz e con il nome del file originario era data.bin. Ok, a questo punto se lo sparo, tempo 2 secondi, vengo sul mio cloud server e qua ho il mio file data bin gz. Se io vado a vedere che tipo di file è questo qua, dice boh, non lo riconosco perché sono dati cifrati e quindi sono dati assolutamente numerici. Quindi in un comando solo, questa qui, vabbè, 3 righe, ma in realtà potremmo considerarla una, viene ad essere preso, compresso, cifrato e sparato dall'altra parte in maniera sicura. Quindi chiunque anche dovesse bucarmi il cloud o se non mi fido del mio fornitore di cloud, i dati che finiscono qua sono assolutamente cifrati. Cosa posso andare a fare successivamente? Qua sono nella cartella, torno nel mio ufficio. Cosa faccio? Dico, ho bisogno di lavorare o di recuperare questo file e di lavorarci sopra. Allora cosa faccio? Uso questo comando di SCP per andare a prendermi sul file, diciamo, sul repository del cloud e portarmelo in ufficio. Ok, l'abbiamo copiato e ce l'abbiamo qua. Posso facilmente controllare con un hash che il file è stato copiato in maniera corretta. Ok, gli hash corrispondono, quindi il file è stato copiato. Ora a questo punto localmente come vado a, come dire, ritornare al file di partenza? Allora parto dal decifrare il file, quindi uso questo comando. Allora la prima cosa che devo fare è decifrare il file perché è un file cifrato, quindi dico a AGE di decifrare il file utilizzando la chiave che sta nel file, la chiave privata che è nel file key.txt, gli dirò l'output si chiamerà data.bin.gz perché abbiamo tolto la parte AGE e il file da prendere da decifrare è data.bin.tgz.age. Ok, quindi abbiamo preso il file e lo decifriamo. Se vado a vedere la mia cartella, mi trovo con il file decifrato. A questo punto posso estrarlo dal TGZ, quindi tar-zxf
Ok, e mi trovo il mio file DataBin, quindi ho importato questo, l'ho decifrato in questo, l'ho scompattato in questo, ma questo file è esattamente lo stesso file che avevo qui nel mio database. Andiamo a verificare anche in questo caso con un hash. Vediamo se l'hash corrisponde su quello che avevamo originariamente nel nostro, diciamo, server database. E l'hash corrisponde, quindi il file è esattamente lo stesso. Facile, semplice, diretto. A questo punto, cosa dobbiamo fare, visto quella riga di comando lì? Basta inserirla all'interno di uno script, magari inserendo qualche parametro di più del tipo sulla data in cui è stato fatto il backup, in maniera che il file cambi nome, sia parlante. Serve veramente poco di più di quello che abbiamo visto per integrare degli script di backup e farli in maniera che siano a prova di bomba e cifrati con la cifratura chiave pubblica. Cosa volete di più? Cosa volete di più? Peste vi colga, anzi, vi coglierà, virus vi colga, se d'ora in poi non mi fate i backup cifrati anche quelli lì, perché è facilissimo e soprattutto è fondamentale. Bene, col video di oggi ci salutiamo qua. Salutatemi Filippo se gli, come dire, se gli mandate una mail per farsi intervistare qui. Ci vediamo al prossimo caffè, al prossimo tool, al prossimo passo di crittografia, al prossimo passo verso la sicurezza. Ciao!